Mister Zeman, quando torna in Abruzzo, baci e abbracci a tanti amici che ha lasciato qui, anche al Miglianico Golf Club. Che io mi sono trovato bene, penso che anche la gente ha apprezzato quello che abbiamo fatto quell'anno e quindi non credo che c'ho molti nemici qua. In Abruzzo lei è ricordato per quella magnifica stagione, davvero indimenticabile. Quanto tempo è passato anche nella sua testa da quel momento? Perché qui è molto ben presente quel campionato in Abruzzo. Vabbè, è passato tempo, però io seguo sempre i giocatori che c'erano, non solo i tre, ma anche magari Balzano, Cascione, quei Romagnoli, quei ragazzi che c'erano e che hanno fatto di tutto per far sentire Pescara importante. Le faccio un'ultima domanda, è quella banale classica giornalistica, se segue ancora il Pescara, se conosce Oddo e insomma cosa pensa di questo campionato di Serie A per il Pescara che ovviamente si annuncia molto difficile. Vabbè, seguo Pescara, è normale che lo seguano. Poi su Oddo io lo conosco più da giocatore che da allenatore, un ragazzo che ha fatto bene l'anno scorso, ha portato la squadra in Serie A, è normale che bisogna abituarsi a Serie A e penso che c'è ancora tempo per poter far vedere che Pescara può rimanere in Serie A e può giocarsela con tutti.